Buongiorno ragazze. Buondì, buondì. Andremo di nuovo alla Spada nella Roccia per la terza volta, partendo da Passo del Fregarolo. Oddio, sono in mezzo alla strada. No, di qua non si può assolutamente diglielo, posso no, dire? Non per l'hai fatto tu. Eh sì, mi devo tranciare le orecchie così la me la piantiamo. Ci siamo fermate un secondo, la frecciola fa uno strano odore. C'è una puzza. La collina dei caprioli. Una puzza di frizione allucinante. Le riprese migliori per voi. Abbiamo deciso, visto che ha smesso di piovere, di partire e provare ad andare alla Spada nella Roccia. Avvistato esemplare di dromedario sui Monti Liguri. Ebelin, ce vede lungo! Cosa ridi? Il problema è... dove andare? Siamo arrivati a un incrocio. Dobbiamo seguire i pallini gialli ed è pieno di pallini gialli. Tutte le direzioni. Lucetta nel frattempo si chiede se questa cacca con dentro peli possa essere di lupus. Non guardare, Fede! Non guardare! Noi stiamo camminando da mezz'ora. Eravamo arrivati a quell'incrocio. Non sapevamo dove andare. Ora vi facciamo vedere. Dove siamo arrivate? La vedete quella macchina? È la nostra! Abbiamo fatto una micro escursione ad Anellino. Dovevamo andare dove c'era la cacca di lupo. Riproviamo ad andare su a piedi, ragazzi. No, no, non abbiamo parole. Vado a cercare il lupo, Fede. Ho cercato una vita. Abbiamo perso la Lu. Lu, dove sei? È sparita. Ma so io come attirare la sua attenzione. Cacca di lupo! Forse abbiamo trovato la strada. Sono seduta. Aiuto. Fede, dobbiamo andare. Guarda la mano, lui è laggiù. Ho trovato. Dove sei stata? Aiutami. Aiuto. Aiuta un povero dromedario. È una grande emozione perché quello forse è il monte, però dove è finita il pezzo della mia bacchetta? Lu, fa vedere? Hai proprio perso la punta. Guardate che meraviglia! Evviva la Liguria! Sarà tipo un laghetto. Abbiamo trovato un forse lago. Ma della Spada nella Roccia? Ancora niente! Che posti! Quanta bellezza! Ma non sto prendendo i pezzi, non dimenticare. Un attimo, c'è una nebbia che tra un po' non ti vedo più. Federica, ti informo. Federica dice di stare tranquille. E siamo appostate qua stasera. Vabbè. Ce la facciamo. È colorato, una cosa colorata, Federica. Intorno a noi c'è lo bianco. Vai senza. E ora che abbiamo mangiato, andiamo. Allora, la situazione, ragazzi, è questa. Non sappiamo dove siamo e c'è molta nebbia. E non vediamo più. E non vediamo più la cima della Come facciamo? Torniamo indietro. È una congiura! Questa è la situazione attuale. E la situazione è tragica. Che facciamo? Mangio la neve. È praticamente impossibile continuare. Torniamo indietro? Non ce la facciamo. Maledetto. Vi presento Bob, è lui che ha fatto le riprese oggi. Se magna. Buon appetito. E quello lì che stai bevendo ora è il tè dello Sri Lanka. Buonissimo, sa di caramella. Tu di guanti, hai S, M o L? Non ne ho idea. Guarda, facciamo del confronto fra i... Oh. Oddio, Lu, ma cos'è? Cosa c'hai in mano? La vedete? È verde. Ha stinto la maglietta, bagnata dalla neve. Abbiamo finito di pranzare. Ora siamo già nel bosco. Ci stiamo incamminando per andare alla macchina. Guarda quanto fango, Lu. Magari guarda!
Cosa? Il pezzo della racchetta mancante. Cioè, no, non ci credo! Guardate! Ritorna a casa. Probabilmente dal telefonino non renderà. Guardate questo gioco di luci, montagne e nebbia. Ci sono dei caprioli. Ora ve li facciamo vedere. Siamo arrivati alla macchina! È stata un'esperienza bellissima. Gita straordinaria. Dobbiamo allontanarci da questi posti bellissimi, con l'illusione di aver percorso gli stessi sentieri che percorrono i lupi. Alla prossima gita. Fede, sei fantastica. Abbraccino. Ah.